Allora, salve a tutti, sono Ivan, ho frequentato gli studi a Lipsia e stamattina abbiamo affrontato la prima prova d'esame scritta di italiano e le tracce erano molto fattibili, diciamo. E io in particolare ho scelto l'ultima traccia, il C2, che era un commento su un argomento che comprendeva i social e l'evoluzione tecnologica. Diciamo che è stato abbastanza semplice, però mi sono impegnato e penso sia andata abbastanza bene, ecco. Ciao, io sono Jasmine, faccio geometri e ho scelto la prova C2 che parlava del tema dell'attesa. Penso e spero mi sia andata bene, insomma, appunto sui 16 punti, ecco, 17. E niente, insomma, questo. E spero bene per domani, che ha una prova di 8 ore, e per l'orale soprattutto per la Presidente, ecco, che sia clemente e buona con tutti noi. Oggi è il 21 giugno 2023, mi chiamo Schio e oggi c'è stato il primo giorno di esame di maturità. Prova scritta di italiano, devo dire che è stato abbastanza difficile, un po' di ansia, le prime 2 orette non ho scritto molto, ho scritto praticamente 2 righe, e dopo però mi sono lasciato andare fino alla quarta ora, diciamo, e ho consegnato prima del previsto 2 ore in anticipo. Sono Giulia Belluzzo, ho appena finito gli esami, la prima prova scritta di italiano, e c'erano 7 tracce e penso che sia andata bene, insomma, spero sia andata bene. Sono Giulia e sto finendo il liceo economico sociale Roccati e ho scelto la traccia di Oriana Fallaci e credo mi sia andato molto bene, in realtà era una bella traccia e sono contenta di questo esame. E domani abbiamo la seconda prova che è di diritto, quindi del nostro indirizzo, e speriamo che anche questa vada bene e comunque sono contenta di questo esame. Ciao, mi chiamo Rebecca e oggi ho fatto la prima prova di italiano, spero, mi sembra sia andata abbastanza bene, domani ci ritroviamo qua di nuovo per fare la seconda prova di diritto. Ciao, mi chiamo Massimo, stamattina c'è stata la prima prova dell'esame di maturità, quindi italiano, è andata bene. Il tema non era particolarmente difficile, io ho scelto una traccia B1 delle 3 della tipologia B che erano disponibili, spero che vada bene, mi aspetto un 16 o un 17, se fosse 18 sarebbe anche troppo bello. Ciao, sono Tommaso, abbiamo appena finito la prima prova di italiano. Tutto sommato spero che sia andata bene, pensavo che fossero usciti altri autori, io ho scelto di fare una traccia di analisi e comprensione del testo, in teoria dovrebbe essere andata bene, un voto tra il 12 e il 16 sarebbe l'ideale per me. Poi per quanto riguarda la prova di matematica è un po' sperando che sia un po' più che vada meglio rispetto a quella di oggi, però si va tranquilli a fare. Mi chiamo Sofia e abbiamo appena finito la prima prova d'esame di maturità di italiano e penso sia andata abbastanza bene. E ho scelto la traccia A, quindi l'analisi del testo, quella relativa a Moravia, e penso che sia andata abbastanza bene. Il voto preferisco non gufarlo. E domani abbiamo la prova di matematica che sicuramente sarà più impegnativa, quindi speriamo vada meglio. Ciao, mi chiamo Nicolò, oggi abbiamo fatto la prima prova scritta d'esame di maturità e le tracce non erano tanto difficili, ho fatto un testo argomentativo e penso, spero, sia andato bene, ecco. Domani ho la seconda prova, quella di inglese, e poi il 27 la prova di ESABAC perché la mia classe ha scelto di fare storia ESABAC e quindi c'è anche quella. Ciao, sono Giada, ho appena finito italiano che ho fatto la tipologia C e con tema WhatsApp e è stato un pelo complicato all'inizio perché non sapevo bene che cosa dire, però a un certo punto non appena ho scritto mi sono buttata e spero di aver fatto bene e domani invece ho inglese e spero con tutto il mio cuore che vada bene perché penso sia la più difficile e niente, in bocca al lupo a me.
Allora, io sono Francesca Pellegrini e ho appena finito la prova di italiano. Secondo me è andata abbastanza bene, ho scelto la tipologia C2, che è quella dove di solito mi trovo meglio quando facciamo i temi in classe. E domani abbiamo la prova di inglese, la seconda prova, e sono più tranquilla per la seconda prova rispetto che per la prima prova, perché io ho fatto l'anno in America e quindi in inglese me la cavo abbastanza bene. Questo è tutto.